Sono entrato in qualche dettaglio nel descrivere le origini della nostra vita onirica, per il fatto che essa costituisce il terreno da cui hanno origine la maggior parte dei simboli. Sfortunatamente i sogni sono difficili da interpretare, come ho già sottolineato. Non è possibile interpretare il sogno alla stessa stregua di un racconto della mente conscia. Nella vita di tutti i giorni l'individuo riflette su ciò che vuol dire, sceglie il modo più appropriato per dirlo e cerca di fare osservazioni logicamente coerenti. Una persona colta, per esempio, cercherà di evitare qualsiasi metafora confusa, poiché essa potrebbe esprimere non chiaramente il suo punto di vista. I sogni, invece, hanno una struttura diversa. Colui che sogna si trova sommerso da immagini, che sembrano contraddittorie e ridicole. Il senso normale del tempo viene meno e le cose comuni possono assumere un aspetto affascinante o minaccioso. Può sembrare strano che la mente inconscia imprima al suo materiale un ordine tanto diverso dalla struttura apparentemente disciplinata che noi possiamo imporre ai nostri pensieri in stato di veglia. Eppure chiunque si soffermi per un attimo a rammentare un sogno si renderà conto di questo contrasto che, di fatto, costituisce una delle principali ragioni per cui ordinariamente i sogni sono ritenuti così difficili da capire. Essi non hanno senso nei termini della nostra esperienza cosciente di tutti i giorni e si è perciò indotti a non prenderli in considerazione o a confessare che ci mettono francamente in imbarazzo. Forse questo punto risulterà più chiaramente comprensibile se ci rendiamo conto subito del fatto che le idee con cui abbiamo a che fare nella nostra vita cosciente apparentemente disciplinata non sono affatto così precise come noi vorremmo credere. Al contrario, quanto più da vicino le esaminiamo, tanto più impreciso diventa il loro significato e quindi la loro portata emotiva nei nostri riguardi. La ragione di ciò consiste nel fatto che qualunque cosa abbiamo udito o sperimentato può diventare subliminale cioè può passare nell'inconscio. Inoltre, anche ciò che tratteniamo a livello della coscienza e che possiamo volontariamente riprodurre ha acquistato una coloritura inconscia che caratterizzerà l'idea ogni qualvolta sarà richiamata alla memoria. Le nostre impressioni consce, infatti, assumono rapidamente un elemento inconscio che è per noi psichicamente significativo, anche se non siamo consapevoli consciamente dell'esistenza di questo significato subliminale, o del modo in cui esso interviene a estendere e a confondere contemporaneamente il significato convenzionale. Naturalmente queste coloriture psichiche differiscono da persona a persona. Ciascuno di noi accoglie qualunque nozione astratta o generale nel contesto della propria mente individuale e quindi la interpreta e l'applica in modo personale. Quando nel corso di una conversazione io uso termini come Stato, moneta, salute o società, suppongo che i miei ascoltatori li comprendano più o meno nello stesso senso in cui li intendo io, ma è proprio la frase più o meno a dimostrare quanto dicevo prima. Ogni parola assume da persona a persona un significato leggermente diverso anche nel contesto della medesima tradizione culturale. La ragione di questa variazione sta nel fatto che una nozione generale viene accolta in un contesto individuale ed è quindi interpretata e applicata in termini leggermente individuali. Naturalmente la differenza di significato è grandissima quando le singole persone posseggono esperienze sociali, politiche, religiose o psicologiche sensibilmente diverse. Fino a che i concetti si identificano semplicemente con le parole, le variazioni sono pressoché impercettibili e non hanno conseguenze pratiche. Ma quando è necessaria una definizione esatta o un'accurata spiegazione, si possono occasionalmente scoprire le variazioni più sorprendenti, non solo nella pura interpretazione intellettuale del termine, ma anche in particolare nella sua coloritura emotiva e nella sua applicazione. Di regola, queste variazioni sono subliminali e non possono essere perciò registrate. Alcuni probabilmente sono portati a trascurare queste differenze, considerandole alla stregua di superflue e trascurabili sfumature di significato, che non hanno alcuna rilevanza per le necessità quotidiane. Ma il fatto che esse esistano dimostra che anche i contenuti più reali della coscienza sono avvolti da una penombra di incertezza. Anche il concetto filosofico o matematico più accuratamente definito, che sicuramente a nostro parere non contiene nulla in più di quello che gli abbiamo attribuito, è pur sempre qualcosa di più di quello che noi pensiamo. Esso è un evento psichico e come tale parzialmente inconoscibile. Anche gli stessi numeri che usiamo per contare sono qualcosa di più di quello che si è soliti credere. Essi sono contemporaneamente elementi mitologici, per i pitagorici erano anche divini. Però quando adoperiamo i numeri per scopi pratici, noi siamo del tutto inconsapevoli di ciò. In breve, ciascun concetto presente nella mente conscia possiede sue particolari associazioni psichiche. Queste possono variare di intensità in rapporto all'importanza relativa del concetto verso la nostra personalità nel suo complesso o in rapporto alle altre idee e ai complessi cui stesso è associato nel nostro inconscio e possono mutare il carattere normale del concetto. Questo può anche divenire qualcosa di completamente diverso quando si immerge al di sotto del livello della coscienza. Questi aspetti subliminali di tutto ciò che ci accade possono sembrare pressoché insignificanti nella nostra vita di tutti i giorni. Eppure, nell'analisi dei sogni, nel corso della quale lo psicologo interpreta le espressioni dell'inconscio, essi assumono una grande importanza, poiché costituiscono le radici pressoché invisibili dei nostri pensieri consci. Questa è la ragione per cui oggetti o idee comuni possono assumere durante il sogno un significato psichico così potente da provocarci un risveglio seriamente turbato, anche se ci siamo limitati a sognare semplicemente una stanza chiusa a chiave o un treno perduto. Le immagini che si producono nei sogni sono molto più pittoresche e vivide dei concetti e delle esperienze che rappresentano le loro controparti a livello della coscienza. Una delle ragioni di questo fenomeno è che in sogno questi concetti sono in grado di esprimere il loro significato inconscio. Quando pensiamo consciamente, noi ci restringiamo invece entro i limiti di affermazioni razionali, che sono molto meno colorite, per essere state private da noi della maggior parte delle loro associazioni psichiche. Mi ricordo di un mio sogno che mi riuscì difficile interpretare. In esso un uomo cercava di prendermi alle spalle e di saltarmi addosso. Io non sapevo nulla di costui, tranne il fatto che egli aveva raccolto una mia osservazione e l'aveva deformata grottescamente, distorcendo il significato che io le avevo attribuito. Non riuscivo a vedere il rapporto tra questo fatto e il tentativo di quest'uomo di saltarmi addosso. Tuttavia, nel corso della mia carriera professionale, mi è spesso capitato che qualcuno abbia distorto il senso di quanto avevo detto e ciò si è verificato tante volte che mi sono raramente preoccupato di domandarmi se questo genere di distorsioni mi facesse irritare. Ora è cosa di una certa importanza quella di mantenere un controllo cosciente delle proprie reazioni emotive e questo, a quanto mi apparve subito evidente, era l'indicazione fondamentale del sogno. Esso aveva assunto un'espressione familiare in lingua austriaca e l'aveva tradotta in immagine. Questa frase, abbastanza comune nel linguaggio parlato, è puoi saltarmi sulle spalle, che significa non mi importa di quel che dici sul mio conto. Si può dire che la rappresentazione di questo sogno era simbolica, poiché essa non definiva direttamente la situazione, ma esprimeva il suo contenuto indirettamente per mezzo di una metafora che lì per lì non seppe interpretare. Quando ciò accade, e ciò avviene non di rado, non si tratta di una finzione deliberata indotta dal sogno. Ciò riflette semplicemente le nostre deficienze nell'interpretare un linguaggio figurato con implicazioni emotive. Nella nostra esperienza quotidiana noi abbiamo bisogno di definire le cose il più accuratamente possibile e abbiamo imparato perciò a scartare gli orpelli della fantasia, sia nel linguaggio che nei pensieri, venendo a perdere in tal modo una qualità che è tuttora caratteristica della mentalità primitiva. La maggior parte di noi ha depositato nell'inconscio tutte le associazioni psichiche fantastiche che ogni oggetto o idea possiede. D'altra parte, il primitivo è ancora consapevole di queste proprietà psichiche e attribuisce ad animali, piante o pietre alcuni poteri che ai nostri occhi appaiono strani e inaccettabili. Per esempio, un abitatore della giungla africana scorge di giorno un animale notturno e ritiene che si tratti di uno stregone che abbia temporaneamente assunto quella sembianza. Oppure può considerarlo come l'anima della foresta o lo spirito ancestrale di uno della sua tribù. Un albero può svolgere un ruolo vitale nell'esistenza di un primitivo, in quanto esso possiede la sua anima e la sua voce e l'individuo in questione sarà convinto di condividerne il destino. Nel Sud America ci sono alcuni indiani che vi assicurano di essere pappagalli a rara rossi, benché siano ben consapevoli di non avere né penne, né ali, né rostro. Ciò dipende dal fatto che nel mondo dei primitivi le cose non hanno gli stessi netti contorni che esse possiedono nelle nostre società razionali. Ciò che gli psicologi chiamano identità psichica o uh, partecipazione mistica, è stato tagliato fuori dal mondo della nostra esperienza. Tuttavia è proprio questo alone di associazioni inconsce a fornire un aspetto colorito e fantastico al mondo dei primitivi. Noi lo abbiamo perduto a tal punto che, anche quando ci ritroviamo in Sua presenza, non siamo in grado di riconoscerlo. In noi queste cose risiedono al di sotto della soglia della coscienza. Quando tornano occasionalmente ad affiorare, insistiamo nel dire che c'è qualcosa che non funziona. Più di una volta sono stato consultato da persone colte e intelligenti che avevano avuto sogni particolari, fantasie o perfino visioni da cui erano state rimaste profondamente impressionate. Esse partivano dal presupposto che nessun essere normale di mente può soffrire di questi disturbi e che chiunque abbia una visione deve inevitabilmente soffrire di uno stato patologico. Un teologo mi disse una volta che le visioni di Ezechiele altro non erano che sintomi morbosi e che quando Mosè e gli altri profeti udivano voci, essi soffrivano di allucinazioni. Potete immaginare il panico in cui cadde quando gli capitò personalmente e in modo del tutto spontaneo un fenomeno di questo tipo. Noi siamo talmente abituati alla natura apparentemente razionale del mondo in cui viviamo che ci è difficile immaginare il verificarsi di un evento che non possa venire spiegato sulla base del senso comune. Di fronte a un'impressione di questa specie, l'uomo primitivo non dubiterebbe della sua integrità mentale. Ma attribuirebbe il fenomeno a feticci, spiriti o divinità. Eppure le emozioni da noi provate sono esattamente le stesse. In realtà, i terrori che si sprigionano dalla nostra avanzata civiltà possono essere molto più minacciosi di quelli che i popoli primitivi attribuiscono ai demoni. L'atteggiamento caratteristico dell'uomo moderno civilizzato mi riporta alla mente il caso di un paziente psicotico, anch'egli medico, che fu ricoverato nella mia clinica. Una mattina gli chiesi come stava. Egli mi rispose che aveva passato una splendida nottata a disinfettare il cielo con cloruro di mercurio. Ma nel corso di questa disinfestazione integrale non aveva trovato alcuna traccia di Dio. In questo caso ci troviamo di fronte a una nevrosi o a qualcosa di peggio. Invece di Dio o della paura di Dio, qui è presente una nevrosi da ansia o qualche specie di fobia. L'emozione è rimasta la stessa, ma l'oggetto di essa ha modificato in peggio il suo nome e la sua natura. Mi ricordo di un professore di filosofia che un giorno venne a consultarmi intorno alla sua fobia causata dall'idea di avere un cancro. Egli soffriva per l'assillante convinzione di essere affetto da un tumore maligno, benché da una dozzina di radiografie non fosse mai risultato nulla di simile. So bene di non avere nulla, diceva, ma potrebbe esserci qualcosa. Cosa produceva quest'idea? Ovviamente essa derivava da una forma di paura che non era suggerita da una convinzione consapevole. Improvvisamente, il pensiero morboso aveva preso il sopravvento, raggiungendo una tale forza che il soggetto non riusciva più a controllarlo. Era più difficile per un uomo colto raggiungere a una missione di questo tipo che per un primitivo affermare di essere stato contagiato di peste da uno spirito. Mentre in una cultura primitiva l'influenza maligna degli spiriti costituisce almeno un'ipotesi ammissibile, per un uomo civilizzato è un'esperienza sconvolgente ammettere che i suoi disturbi non dipendono da altro che da uno sciocco scherzo dell'immaginazione. Il fenomeno primitivo dell'ossessione non è scomparso ed è rimasto lo stesso di sempre. Esso viene solo interpretato in maniera diversa e molto più spiacevole. Io ho compiuto molti confronti di questo tipo fra l'uomo moderno e quello primitivo, come mostrerò in seguito. Tali confronti sono essenziali per comprendere le inclinazioni simboleggiatrici dell'uomo e del ruolo svolto dai sogni nell'esprimerle. È facile riscontrare, infatti, che molti sogni presentano immagini e associazioni analoghe a idee, miti e riti primitivi. Queste immagini oniriche Furono definite da Freud resti arcaici. L'espressione implica che si tratta di elementi psichici sopravvissuti nella mente umana da epoche remote. Questo punto di vista è caratteristico di coloro che considerano l'inconscio come una semplice appendice della coscienza, o più pittorescamente, come un bidone di immondizie che raccoglie tutti gli scarti della mente conscia. Ulteriori ricerche mi portarono alla convinzione che questa posizione è insostenibile e da scartare. Mi resi conto che le associazioni e le immagini di questo tipo costituiscono una parte integrale dell'inconscio e possono essere osservate ovunque, sia che il sognante sia colto o illetterato, intelligente o sciocco. Esse non sono in alcun modo resti della vita o senza significato, ma svolgono ancora una loro funzione e hanno un'importanza notevole proprio a causa della loro natura storica. Esse costituiscono un tramite fra le guise in cui consciamente esprimiamo i nostri pensieri e un genere di espressione più primitivo, colorito e pittoresco. È proprio questa forma di espressione del resto che attrae direttamente il sentimento e l'emozione. Queste associazioni storiche costituiscono il legame fra il mondo razionale della coscienza e il mondo dell'istinto. Ho già discusso l'interessante contrasto fra i pensieri controllati da noi posseduti in stato di veglia e la ricchezza delle immagini prodotte dai sogni. A questo punto è possibile scorgere un'altra ragione di questa diversità, dal momento che nella nostra vita civilizzata, Abbiamo privato tante idee della loro energia emotiva. Finiamo per non rispondere più a esse in maniera effettiva. Noi usiamo tali idee nel parlare e mostriamo una reazione convenzionale quando altri le usano. Ma in realtà esse non producono in noi alcuna impressione profonda. Occorre ben altro per farci aprire gli occhi davanti a certe cose. E per costringerci a cambiare in conseguenza di ciò il nostro atteggiamento e il nostro comportamento. Ciò è compito del linguaggio dei sogni. Il suo simbolismo possiede tanta energia da costringerci a prestargli attenzione. Per esempio, una signora era ben nota per i suoi stupidi pregiudizi e per la sua ottusa resistenza a qualunque argomento ragionato. Si sarebbe potuto discutere con lei un giorno intero senza ottenere alcun risultato. Essa non avrebbe imparato la benché minima cosa. Tuttavia, i sogni rivelavano un atteggiamento ben diverso. Una notte, essa sognò di intervenire a una importante riunione mondana. Essa venne salutata dalla padrona di casa con queste parole. È stato gentile da parte sua venire. Tutti i suoi amici sono già qui e la stanno aspettando. Quindi la padrona di casa la condusse alla porta, l'aprì e la signora fu introdotta in una stalla. Il linguaggio di questo sogno era tanto semplice da poter essere compreso anche da uno sciocco. E inizialmente la donna non voleva ammettere il significato effettivo di un sogno che ledeva in maniera così diretta il suo prestigio personale. Tuttavia il messaggio del sogno aveva raggiunto il segno. E dopo un po' di tempo essa dovette accettarlo perché non sopportava la vista della burla di cui era rimasta vittima per suo stesso mezzo. Questi messaggi dell'inconscio sono più importanti di quello che si pensi comunemente. A livello della vita conscia, noi siamo esposti a influenze di ogni specie. Le altre persone ci stimolano o ci deprimono, e il lavoro d'ufficio o la vita sociale ci distraggono. Tutto ciò ci porta ad assumere atteggiamenti che non si adattano alla nostra personalità. Possiamo essere consapevoli o meno degli effetti subiti dalla nostra coscienza, tuttavia essa ne è disturbata ed è esposta a essi quasi senza alcuna possibilità di difesa. Ciò si verifica specialmente nel caso di persone il cui atteggiamento mentale estroverso è tutto assorbito dagli oggetti esterni o di coloro che nutrono sentimenti di inferiorità e di dubbio sul conto della propria personalità interiore. Quanto più la coscienza viene influenzata da pregiudizi, errori, fantasie e desideri infantili, tanto più la lacuna già esistente tenderà ad assumere le proporzioni di una dissociazione nevrotica e a condurre a un genere di vita più o meno artificiale, lungi da ogni sano istinto, dalla natura e dalla verità. La funzione generale dei sogni consiste nel restaurare il nostro normale status psicologico attraverso la produzione di materiale onirico che ristabilisce con una sottile operazione il nostro totale equilibrio psichico. Questo è ciò che io chiamo il ruolo complementare o compensatorio dei sogni nell'ambito della nostra struttura psichica. Ciò spiega perché le persone che hanno idee non realistiche o una troppo alta opinione sul proprio conto o che fanno progetti grandiosi del tutto sproporzionati alle loro effettive capacità sognano di volare o di cadere. Il sogno compensa le deficienze della loro personalità e contemporaneamente mette in guardia queste persone contro i pericoli del loro comportamento. Se gli avvenimenti dei sogni non vengono presi in considerazione, possono accadere veri e propri incidenti. La vittima può cadere dalle scale o avere un incidente d'auto. Ricordo il caso di un uomo che era immerso fino ai capelli in un gran numero di affari poco puliti. Egli maturò una passione pressoché morbosa per le rischiose scalate alpinistiche come una specie di compensazione. Egli cercava di superare se stesso. Una notte sognò di precipitare nel vuoto dalla sommità di un'alta montagna. Quando mi raccontò il sogno, compresi subito il pericolo cui andava incontro. Cercai perciò di fargli capire l'avvertimento del sogno e di persuaderlo a contenersi. Gli dissi anche che il sogno prediceva la sua morte in un incidente alpinistico. Tutto fu invano. Sei mesi dopo egli precipitò nel vuoto. Una guida di montagna lo osservava mentre, insieme a un amico. Si stava calando con la corda in un tratto difficile. L'amico aveva trovato un appiglio provvisorio su una sporgenza della parete e il mio cliente lo seguiva improvvisamente, secondo il racconto della guida. Egli si staccò dalla corda, come se saltasse nel vuoto. Cadde addosso all'amico e precipitarono insieme. Tutti e due morirono. Un altro caso tipico fu quello di una signora che aveva un gran concetto di sé. Nella vita di tutti i giorni era molto orgogliosa, ma faceva sogni impressionanti che le portavano alla mente ogni sorta di cose disgustose. Quando io le scoprì, essa rifiutò con indignazione di ammetterle. Allora i sogni si fecero minacciosi e pieni di riferimenti alle passeggiate che essa era solita fare tutta sola nei boschi, dove si abbandonava a fantasie sentimentali. Io compresi il pericolo cui andava incontro, ma essa non volle prestare ascolto ai miei ripetuti avvertimenti. Poco tempo dopo, essa venne selvaggiamente aggredita in un bosco da un pervertito sessuale, e se non fosse stato per l'intervento di alcune persone che avevano udito le sue grida, sarebbe stata uccisa. In tutto questo non c'è nulla di magico. Dai suoi sogni avevo capito che essa nutriva la voglia segreta di vivere una simile avventura, allo stesso modo che lo scalatore inconsciamente andava alla ricerca di un modo definitivo di risolvere le sue difficoltà. Ovviamente, nessuno dei due si aspettava di dover pagare un prezzo così duro. La signora si ritrovò con varie ossa fratturate e lo scalatore perdette la vita. I sogni, perciò, possono talvolta annunciare certe situazioni molto tempo prima che esse si verifichino attualmente. Non si tratta necessariamente né di un miracolo né di una forma di prescienza. Molte crisi della nostra vita hanno una lunga storia inconscia. Noi avanziamo verso di loro a poco a poco, inconsapevoli dei pericoli che si stanno accumulando. Ma ciò che non riusciamo a vedere consciamente viene spesso percepito dall'inconscio che può trasmetterci l'informazione attraverso i sogni. I sogni possono spesso avvertirci in questo modo, ma in molte occasioni sembra che ciò non avvenga. Di conseguenza, la supposizione dell'esistenza di una mano benevola che sopraggiunge in tempo a trattenerci è discutibile. Ovvero, per dirla in termini più positivi, sembra che una forza benevola di questo tipo a volte intervenga e a volte no. La mano misteriosa può anche indicare la via della perdizione. Talvolta i sogni risultano ottimi. Trappole, o almeno tali hanno l'aria di essere. A volte esse si comportano come l'oracolo di Delfo, quando disse al re Creso che se avesse attraversato il fiume Alis avrebbe abbattuto un grande regno. Fu solo dopo averlo attraversato ed essere stato completamente sconfitto in battaglia che Creso scoprì che il regno indicato dall'oracolo era il suo. Non possiamo permetterci di essere ingenui nell'interpretazione dei sogni. Essi hanno origine in uno spirito che non è affatto umano, ma che costituisce piuttosto un respiro della natura, uno spirito di questa divinità altrettanto bella e generosa quanto crudele. Se vogliamo caratterizzare tale spirito, dovremo andarlo a studiare più che nella coscienza dell'uomo moderno, nella sfera delle antiche mitologie o nelle leggende primordiali della foresta. Non voglio certo negare che siano risultati grandi vantaggi dall'evoluzione della società civilizzata, ma tali vantaggi sono stati ottenuti al prezzo di perdite enormi, della cui entità abbiamo appena cominciato a renderci conto. Facendo confronti tra lo stato primitivo e quello civilizzato dell'uomo, ho avuto per scopo, in parte, quello di mostrare il rapporto tra le perdite e i vantaggi acquisiti. L'uomo primitivo era governato dai propri istinti molto più profondamente dei suoi moderni discendenti razionali, che hanno imparato a controllarsi. Nel corso di questo processo di civilizzazione, noi siamo venuti scindendo sempre di più la nostra coscienza dagli stati profondi istintivi della psiche umana e infine anche dalla base somatica del fenomeno psichico. Fortunatamente non abbiamo perduto quegli strati istintivi di fondo. Essi continuano a far parte dell'inconscio, anche se possono trovare espressione solo sotto forma di immagini oniriche. Questi fenomeni istintivi, che possono anche non venire sempre riconosciuti per quelli che sono, dato il loro carattere simbolico, svolgono un ruolo vitale in quella che io ho definito la funzione compensatrice dei sogni, perché si abbiano stabilità mentale e salute fisiologica. L'inconscio e il conscio debbono essere integralmente connessi fra loro e muoversi su piani paralleli. Se vengono scissi o dissociati, si crea un disturbo psicologico. Da questo punto di vista, i simboli onirici sono i principali portatori di simboli dalle parti istintive a quelle razionali della mente umana e la loro interpretazione arricchisce la coscienza che in tal modo apprende a capire nuovamente il linguaggio dimenticato degli istinti. Naturalmente se portate in generale a mettere in dubbio questa funzione, poiché i suoi simboli passano troppo spesso inosservati e restano incompresi. Nella vita normale, l'interpretazione dei sogni viene spesso considerata come una cosa superflua. Sono in grado di illustrare questo punto sulla base di un'esperienza da me fatta in una tribù primitiva dell'Africa orientale. Con mio grande divertimento, quei selvaggi negavano di avere mai avuto sogni. Tuttavia, attraverso pazienti colloqui indiretti, scoprì ben presto che anche essi avevano i loro sogni, come qualunque altra persona. Però erano convinti che essi non avessero alcun significato. I sogni degli uomini comuni non hanno alcun significato, mi dissero. Erano convinti che i soli sogni importanti fossero quelli dei capi tribù e degli stregoni. Questi ultimi in particolare erano assai apprezzati in quanto da essi dipendeva il benessere dell'intera tribù. L'unico inconveniente era che tanto il capo quanto lo stregone andavano dicendo di aver smesso di avere sogni significativi e facevano risalire questo cambiamento all'arrivo degli inglesi nel loro paese. Il commissario del distretto, l'ufficiale inglese incaricato dell'amministrazione del territorio, aveva assunto la funzione di avere i grandi sogni che fino a quel momento avevano guidato il comportamento della tribù. Quando gli uomini della tribù ammettevano di avere sogni ma aggiungevano di considerarli del tutto insignificanti, si comportavano nello stesso modo dell'uomo moderno, per il quale un sogno non ha alcun significato. Solo perché non riesce a comprenderlo. Tuttavia, anche un uomo civilizzato può talvolta osservare che un sogno, da lui magari del tutto dimenticato, è capace di alterare il suo stato d'animo, in meglio o in peggio. Il sogno è stato acquisito, ma solo a livello subliminale. Questo è il caso più frequente, solo nelle rare occasioni in cui un sogno si presenti con un risalto particolare o si ripeta a intervalli regolari, la maggior parte delle persone propendono a tentarne un'interpretazione. A questo punto debbo aggiungere una parola di avvertimento contro i tentativi sciocchi o incompetenti di analisi dei sogni. Alcune persone si trovano in condizioni mentali così squilibrate che l'interpretazione dei loro sogni può essere estremamente rischiosa e in casi di questo tipo la coscienza è molto unilaterale e tagliata fuori dall'inconscio che a sua volta è altrettanto irrazionale o irregolare, cosicché essi non possono venire associati senza prendere speciali precauzioni. In termini più generali, è una pura sciocchezza riporre fede in guide prefabbricate all'interpretazione dei sogni. Ciò equivalrebbe a comprare un libro di consultazione e cercarvi un simbolo particolare. Nessun simbolo onirico può essere separato dall'individuo che lo sogna e non esiste alcun criterio definitivo o diretto di una interpretazione dei sogni individuali. Le persone si differenziano tanto l'una dall'altra nel modo in cui l'inconscio completa o compensa il conscio di ciascuna, che è impossibile stabilire fino a che punto i sogni e i loro simboli possano venire rigorosamente classificati. È vero che alcuni sogni e simboli singoli, io preferirei chiamarli motivi, sono tipici e ricorrono spesso. Fra questi motivi c'è quello della caduta, del volo, la sensazione di essere perseguitati da animali feroci o da persone ostili, di essere vestiti in maniera insufficiente o assurda in luoghi pubblici, di avere fretta o di perdersi tra una folla assiepata, di combattere con armi inutili o di trovarsi completamente indifesi, di correre a perdifiato senza arrivare in nessun luogo. Un motivo tipicamente infantile è costituito dal sogno di diventare infinitamente piccoli o infinitamente grandi, oppure di essere trasformati dalla prima dimensione nella seconda, come si legge ad esempio nel libro di Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie. Occorre tuttavia insistere sul fatto che questi motivi debbano essere considerati nel contesto individuale del sogno, non come elementi che si spieghino da soli. Il sogno ricorrente è un fenomeno interessante. Ci sono casi di persone che hanno continuato ad avere lo stesso sogno dall'infanzia fino all'età adulta. Un sogno di questo tipo rappresenta di solito un tentativo di compensazione di qualche difetto particolare dell'atteggiamento dell'individuo nei riguardi della vita o Oppure può avere avuto origine da qualche evento traumatizzante che ha lasciato dietro di sé un pregiudizio specifico. Esso può a talvolta anticipare un importante evento del futuro. Io stesso ho sognato il medesimo motivo per molti anni di seguito. Mi trovavo a scoprire una parte della mia casa di cui avevo sempre ignorato l'esistenza. Qualche volta si trattava delle stanze in cui avevano vissuto i miei genitori, morti da lungo tempo, e in cui mio padre, con mia grande sorpresa, teneva un laboratorio dove studiava l'anatomia comparata dei pesci e mia madre gestiva un albergo per ospiti dell'aldilà. Di solito quest'ala sconosciuta era un antico edificio storico da gran tempo dimenticato, eppure di mia proprietà ereditaria. Esso conteneva un interessante arredamento antico e verso la fine di questa serie di sogni scoprì una vecchia libreria contenente libri a me sconosciuti. Finalmente nell'ultimo sogno aprì uno dei libri e vi trovai riprodotte una grande quantità di figurazioni simboliche che suscitarono la mia più profonda meraviglia. Quando mi svegliai il cuore mi batteva per l'eccitazione. Poco tempo prima di fare questo sogno particolare, ultimo della serie, avevo ordinato a un libraio antiquario una delle classiche compilazioni di alchimisti medievali. Nel corso dei miei studi sull'argomento avevo trovato una citazione che, a mio parere, aveva qualche rapporto con l'antica alchimia bizantina e desideravo controllarla. A alcune settimane dopo il sogno in cui mi era apparso quel libro sconosciuto, ricevetti un pacco dal libraio. Esso conteneva un volume del XVI secolo, rilegato in pergamena. Era illustrato da affascinanti rappresentazioni simboliche che istantaneamente mi riportarono alla mente quelle che avevo visto nel sogno. Poiché la riscoperta dei principi dell'alchimia venne a costituire una parte importante del mio lavoro pioneristico nel campo della psicologia, il motivo del mio sogno ricorrente può essere facilmente compreso. Naturalmente la casa simboleggiava la mia personalità e l'aria conscia dei suoi interessi. L'ala sconosciuta dell'edificio rappresentava l'anticipazione di un nuovo campo di interesse e di ricerca, di cui la mia mente conscia era a quel tempo inconsapevole. Da quel momento in poi, cioè 30 anni fa, non ho più avuto quel sogno.